Stai sbagliando, ignorante. Sei un irresponsabile, pezzo. Il decimo punto della mia personale lista, nata per dare degli strumenti per fronteggiare il burnout, e che trovi sul sito faluna.it e su Instagram, è rispettare le differenze. Ma io ho ragione. Spesso scambiamo le nostre opinioni per altrettanti fatti. Io credo che nessuno di noi abbia accesso alla realtà oggettiva e quindi, tecnicamente, che nessuno di noi abbia ragione al 100%. Avrò ragione. Quello che vediamo e dalla relativa posizione sociale dalla quale osserviamo è filtrato dal bagaglio, il capitale, economico, culturale, sociale e simbolico di cui disponiamo. Le nostre preferenze e i nostri gusti sono il frutto dell'apprendimento cui siamo sottoposti sin dai primi anni della nostra vita, sia da parte della famiglia che da parte dell'ambiente, la classe sociale, in cui viviamo. Questi gusti vengono interiorizzati molto presto e hanno l'effetto di allontanarci dagli altri, utilizzando l'esteriorità delle scelte, siano queste di cibo, di arte, di modo di vestire. In molti casi questo allontanamento è accompagnato dal disgusto e dall'intolleranza verso il diverso. Secondo Pierre Bourdieu, il capitale è più importante per favorire la mobilità sociale, ossia l'obiettivo che ogni istituzione che si occupi di istruzione dovrebbe prefiggersi, è il capitale culturale. Avere a disposizione una quantità di capitale culturale bassa comporta l'accettazione acritica e a priori del gusto imposto dalla classe dominante. Questa imposizione di categorie di pensiero e di percezioni da parte dei dominanti, Bourdieu la chiama violenza simbolica. Da tutto quanto detto finora, in me sorge una domanda prepotente. Quanto possiamo considerarci liberi se non vediamo questi meccanismi all'opera dentro noi stessi? E cosa possiamo fare per superare tutto ciò? Sul sito faluna.it potrai trovare alcune delle strategie che io adotto per acquisire una maggiore consapevolezza di ciò che accade dentro e fuori di me. Se vuoi, iscriviti alla newsletter, riceverai tutti gli aggiornamenti, gli eventi, i corsi che organizziamo a Faluna. E mi raccomando, metti like e iscriviti al canale.